Adesso mi porta dietro da diversi mesi, anche a Lazio Sarri, e chiedo se dopo qualche partita si sente di, non so, di bruciare, di rimandare l'attacco, quindi di rivedere poi in fase di mercato questa parte di campo, quindi per parte di squadra, oppure se pensa che deve ancora assimilare qualcosa del suo sistema di gioco che può aiutare l'attacco della Lazio a tirare, perché se non si tira non si va gol, se non si va gol non si vince, questo mi sembra chiaro. No, le sensazioni sono sempre brutte quando si perde qualsiasi partita, soprattutto derby. Ecco. Poi nell'analisi della squadra c'è un'analisi molto più profonda di quello che dice lei, che è il problema in avanti, che è uno dei problemi, quello sono d'accordo, no? In avanti facciamo abbastanza fatica, ecco, e là c'è da crescere. Sensi lavorando, e poi quello che ha detto lei, c'è nel lavoro di crescita, ci sono sempre quelle cose là che abbiamo parlato, no? Di capire come siamo, in quali reparti, chi può farlo, chi non può farlo, questo è un lavoro che lo fanno tutti i club, ecco, soprattutto quando si cambia allenatore, un certo tipo di gioco che si fa è normale, che si cambiano anche tipologie di giocatori, ecco, quel lavoro che sicuramente farà fatto l'estate, ecco, finora c'è da fare il meglio possibile queste partite che sono rimaste. Oggi una terza gara in 7 giorni, abbiamo un po' sentita, anche c'era una Roma ben allenata, ben organizzata, che con la sua fisicità. La sua fisicità che oggi ci ha dato un po' di problemini, ecco, un po' immesso soprattutto il primo tempo, ecco. Però posso dire che loro hanno stata per me una partita abbastanza equilibrata, cioè loro erano un po' meglio il primo, il secondo, hanno fatto gol da calcio da calcio d'angolo, ecco. E niente, questa è più o meno mia analisi, questa, ecco. Russo Cicciardo del Gotti Pubblico, volevo chiedere quali sono state le sue valutazioni per la formazione iniziale, perché lei ha messo questo aperto in panchina, poi ha iniziato con Sanzia Immobile, tra primo e secondo tempo, diciamo, nonostante secondo me qualcosa di buono si era visto, ha cambiato, diciamo, due pezzi dell'attacco, ecco. Entrato in campo Castiglianos e Pedro, mi sembra che lo spartito sia stato più o meno lo stesso, ecco. Quali sono state le valutazioni che hanno fatto escludere il Salvento e quindi escludere valutazioni i giocatori a fine primo tempo? Valutazioni, cioè di spiegare valutazioni ci vorrebbe troppo tempo e non è neanche posto di spiegare le valutazioni, perché sono valutazioni sempre scelte tecniche, ecco, poi dopo gara chiaramente è tutto molto più facile commentare. Qui Sax è uscito perché a mio parere se la sentiva un po' troppo questa gara, invece altri due sono fatti male, Giro e Romagnoli, però i cambi erano per quella roba là. Qua è uscito. Salve mister Carlo Roscito, Corriere Sport. Continuo sulle scelte, giusto per capire quelle che sono i suoi ragionamenti, stiamo imparando a conoscerla anche noi. A centrocampo la Lazio ha fatto una bellissima partita contro la Juventus in campionato, c'erano cioè Camara e Cataldi. Visto che prima ha parlato anche di energie, oggi ha rischierato i due centrocampisti che hanno giocato a Torino contro la Juventus. Il motivo che l'ha spinta a inviare gli stessi calciatori, non appunto Cataldi, che contro la Juventus aveva fatto benissimo. No, come ho detto prima, scelte che mi baso io su tutti i dettagli, su tutte cose. Non penso che in due mediani oggi abbiano fatto una brutta gara, anzi, poi dopo la gara, quando si perde, c'è sempre. Ecco. Penso che Roma è una squadra che gioca in un modo che è difficile fare un pressing buono, perché abbassano quello mediano, quello parete, poi alzano due terzini, poi in palla in mezzo e fanno un po' di caos. Quello sì, quello oggi sapevamo che potevamo trovare difficoltà in quello, soprattutto che da dietro non si saliva, non si accorciava.
pala, hanno avuto due o tre volte in quelle palle e dopo si trovano a passare. Con l'idea di essere aggressivi e compatti, primo tempo abbiamo sofferto, poi seconde palle abbiamo un po' sofferto, perché loro c'erano una gamba un po' più fisica, 3-4 giocatori un po' più gamba di noi, e là abbiamo sofferto, perché noi andavamo, lavoravamo, però non la prendevamo, ecco. E poi, come ho detto, il secondo tempo, penso che va poi in avanti, cioè migliorare in tutti i sensi, deve essere più pericolosi, di interpretare i ruoli meglio, ecco, sia da quinti, sia da tre giocatori davanti. Qua Iuca, prego. Sì, ecco, mister, buonasera. Francesco Iuca di Copregacciomercato.it. Lei prima diceva che l'analisi è effettivamente un po' più profonda da fare. Io ho avuto una sensazione, magari mi sbaglio, però ho avuto questa sensazione e la punizione finale battuta così è stato un po' l'emblema forse. Ho visto dei giocatori, tanti con la testa forse da un'altra parte, non so se alla prossima stagione o a cosa sarà del loro futuro, l'ho visti però più di qualcuno con la testa un po' da un'altra parte. Mister, ti chiedo, fra i due allenatori la sensazione è che De Rossi dopo un tot di partita abbia ricaricato la Roma e parlando dei suoi giocatori li vede già come i suoi giocatori del futuro. Lei ha iniziato questo percorso da poco e sentendola parlare ha la sensazione che parte di questa ricarica voglia farla in estate. Le chiedo, oggi vince la squadra che forse è già proiettata l'anno prossimo così com'è rispetto a una che evidentemente anche per quello che ha detto quest'estate cambierà qualcosa? Ma no, non è vinta per questo e quello, però l'analisi è chiaro che lui è qua da quanti 2-3 mesi, sono tanti allenamenti, qualcuno c'ha più partite di allenamenti come questa squadra, ce l'ha veramente poco tempo, come ho detto 7 giorni, 3 partite, pazzesche, secondo me non è da fare alibi, nessun tipo di alibi mi è mai piaciuto, però quando si fa analisi si deve pensare a tutto quanto, ecco, la sosta nazionale, pochi eventi, quello là, ecco, bisogna migliorare in fretta per venerdì certe cose, ecco, e poi quando incontri Roma e Juve, è stato importante ora di forma, quando incontri in 7 giorni queste 3 gare tutto diventa un po' più difficile, ecco, va detto anche questo, poi non c'è Zaccagni, il giocatore importante per noi, poi c'è qualcuno che ha fatto 2 allenamenti con me, cioè, tutte cose insieme messe che poi vanno analizzate e poi non dare scusa per le cose, invece mettersi forte da lunedì per preparare meglio partita a lunedì. Le ultime per cortesia, iniziamo da qua, chi sono per l'altro? Signor Ministro, qui cominciamo con molto entusiasmo, questo entusiasmo era aumentato dopo la vittoria contro la Juventus. Adesso con quale entusiasmo dovrà lavorare durante la settimana rispetto a una squadra che deve trovare un po' di grande motivo, cioè comunque perché c'è una finale, una semifinale del torneo di Coppa Italia. Lei si sente di poter dare una spinta positiva a livello psicologico a una squadra che è abbastanza democratica? Quindi esiste solamente lunedì, io sono a mille lunedì, non esiste nient'altro. Si vince, si perde, c'è lunedì, fare un grande allenamento, per l'unico mio obiettivo, martedì, tutto. Entusiasmo è sempre al centro tutti i giorni, come deve essere applicazione, come deve essere concentrazione, che c'entra? C'è con la vittoria, la vittoria che mi presento di carico come tutta la squadra, non c'entra niente, c'è la mentalità, deve essere quella, mentalità, lavoriamo su mentalità, scegliamo gente giusta che c'è mentalità, si va avanti, si cresce dal punto di vista fisico, perché per giocare a calcio intenso ci vuole
dietro, stiamo nella nostra area. No, allora l'idea è andiamo forte e poi siamo anche compatti dietro. Però per questo momento, per questa Roma, non è bastato, probabilmente non è bastato, anche se ci non fa gol, cioè se quel tiro che tira, se può succedere di tutto, ecco, questa è un'analisi giusta. E questa domanda di entusiasmo, la spiegazione è questa. Buonasera mister, più che questa cosa che ci sta dicendo sull'intensità, e può essere stata la troppa voglia, troppa intensità, tantissime partite, tutte importanti, subito ravvicinate dal suo arrivo, e il tanto lavoro che state facendo per cambiare tante cose in settimana, che fa sì che i suoi giocatori spesso sembrano voler risolvere individualmente i problemi, più che risolverli con azioni collettive. Anche quando giocano vicini e scambiano il pallone al limite dell'area, hanno sempre tutti la testa molto bassa. La domanda è che hanno una testa bassa. Provano a risolvere individualmente un problema collettivo e questo è da... Provano a risolvere individualmente un problema collettivo e questo è dato dalla frenesia del momento che deve fare subito tante partite difficili. La collettività poi c'è sempre individuale, e tu hai un po' di guida, no? Poi alla fine sono sempre dei giocatori di decidere, no? Con un tiro, con un cross, con una difesa, con un'applicazione sul calcio d'angolo, alla fine è così, ecco. Sempre quello qua. Ultima Cerrotta, prego. Salve mister, Michele Cerrotta, Città Celeste. Abbiamo sempre rimproverato a questa squadra di essere troppo morbida, di avere poco carattere. Non so se lei pensa che se sia così, se si può ripercuotere nelle scelte in campo, e poi se arriva qui, se lei è qui anche per dare un carattere alla squadra. Mi spiego, oggi tanto nervosismo in campo, è un derby inevitabile, però poi in altre partite si vede una squadra che non protesta mai, che penso a rigore su Zaccagni a Torino contro la Juve, cioè il carattere, bisogna lavorare sul carattere per applicarlo nel modo giusto ed evitare situazioni tipo quelle di oggi. Grazie. No, sono d'accordo, è una caratteristica importante in un giocatore, quando fai le scelte dei giocatori. Tante volte pensiamo solo di essere veloce, lento, poi invece c'è anche il cervello, c'è anche il cuore che è ancora più importante. Poi quando parlo di morbidezza può essere quella là che magari non sei coraggioso, sei un po' così, e può essere anche morbidezza dal punto di vista fisico, no? Questi sono tutti e due aspetti importanti, c'è da scegliere. Quando si sceglie un giocatore devi pensare a tutto, evidentemente oggi che la Roma aveva più fisica, quella fisica proprio di corpo, di gambe, di altra devo ancora capire. Grazie a tutti, buon lavoro. Buon lavoro.